Amici di Serie in Festa, buongiorno e buona vigilia di Natale. Siamo giovedì 24 dicembre e siamo sempre qui a Bonferraro, a Villa Barà, per tenervi compagnia anche questa puntata speciale. E non sarò sola, verrà a trovarmi Ilaria Veronese, ma questo tra qualche minuto. Ma ora iniziamo subito con la nostra musica, si parte con Rossella Ferrari e Casanova con Afrodite e subito dopo Cristina Cremonini con la sua mini polca. A tra pochissimo. Irta Cumbia! Afrodite, la dea dell'amore. Dai Luigi!
vi augurano buone feste. Prima Clean Lavasecco con le sedi di Bovolone, San Giovanni Lupatotto, Cadeglioppi Legnago. Bissoli Vetreria, maestri vetrai dal 1966, in via Alessandro Volta a Bovolone o su vetreriabissoli.it. Computer Multimedia Shop in via Madonna Bovolone, riparazione computer e telefonia. Fresco Bio, negozio specializzato in prodotti biologici, in via Crosare a Bovolone, chiuso il lunedì. Trattoria Al Borgo dal 1978, in via Marconi a Buonavicina, chiuso lunedì sera e martedì. Ornella Fioreria, in via Madonna a Bovolone, per info 045 710 2514. Pneumatici Pneum Scob, in via San Pierino a Bovolone. Macelleria Coltro, in via 4 Novembre a Bovolone, carni macellate fresche. Piccinato Gianfranco, abrasivi flessibili, in via dell'Artigliere a Bovolone, per info abrasivipiccinato.com. Federica, salone unisex, in via San Pierino 107 a Bovolone, gradito l'appuntamento. Segalotto, frutta e verdura, vini e prodotti tipici a Bovolone. Carrozzeria San Biagio, in via Creali 28 a Bovolone, soccorso stradale 24 ore su 24. Alle mie spalle molte sono le riproduzioni di famose opere di pittori. Invece qui alla mia sinistra vediamo un'artista locale, lei è Licia De Guidi, che ha esposto le sue opere con diverse tecniche. Sono qui in esposizione fino al 6 di gennaio e si possono anche acquistare. E proprio da qui lanciamo gli appuntamenti della settimana. Densi Nevada, Terrosa di Ronca a Verona, giovedì 24, chiuso per festività. Venerdì 25, Orchestra Las Vegas, in sala 2, Tango Argentino. Sabato 26, I Falsi d'Autore, Cumbia Festival con Omar DJ in sala 2. Domenica 27, pomeriggio e sera, Patti Paolo Band, in sala 2, Kizomba. Il ristorante Pizzeria Il Cacciatore vi aspetta con ottime specialità. Circolo 7 Notte, lo trovate in via Nata 18, settimo di Pescantina, Verona. Per info 348 084 5453. Sabato 26 dicembre, Ulisse e Giulia. Sono aperte le iscrizioni per i corsi di country, zumba e balli di gruppo. Blue Moon, Rivalta Veronese. Per info 347 583 3310. Venerdì 25, chiuso per festività. Sabato 26, si balla con Susanna Pepe. Domenica 27, disco liscio, pomeriggio e sera. MAC 2 vi aspetta in via Emilia Est a Modena. Per info 347 822 77 995. Giovedì 31 dicembre, grande veglione di Capodanno. Ingresso 15 euro con brindisi e pandoro per tutti. Si prosegue venerdì 1 gennaio, pomeriggio e sera, con l'orchestra Emilia Mia. Passarin, passarin, vota passarin. Sempre lei, solo lei, viva passarin. Non aspettare le prossime elezioni. Fai festa con la sindaca più amata d'Italia, Norma Passarin. Applausi! In via Giacomo Matteotti a Ponte Possero di Sorgà, Verona, vi aspetta Trattoria Le Marie, elite del gusto e della tradizione. Ampia sala da pranzo e una caratteristica cantinetta per le vostre serate e momenti speciali. Specialità della casa, frittata con saltarei, tortelli di zucca, fettuccine con anatra, anatra alla birra, lucio con polenta, risotto col pessin, pesce gatto fritto, anguille ai ferri, specialità del basso veronese e mantovano, ottimi dolci. Inoltre, adiacente alla trattoria è nata Guest House, la nuova struttura con accoglienti ampie camere e prima colazione, aperta tutto l'anno. Per info www.bbtrattorialemarie.it. Trattoria Le Marie, Ponte Possero di Sorgà, Verona, chiuso lunedì. Inoltre, promozione Capodanno, ricco menù per il gran cenone del 31, pernottamento presso i Bed and Breakfast, con colazione, a coppia a soli 110 euro. E qui tre quadri della pittrice De Guidi, come vedete due tecniche diverse, sia colori che su cartoncino in bianco e nero. Proprio da qui io lancio il prossimo video, lui è Giuliano Ibaroni, che vi anticipo già, sarà nostro ospite proprio venerdì, il giorno di Natale. E allora non perdetevi questo appuntamento, ora spazio alla musica. L'orchestra Giuliano Ibaroni presenta il tour 2016 nei migliori locali da ballo e sulle più importanti piazze italiane. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Un nuovo
nuovo grande spettacolo a 360 gradi. Fammi l'amore, forte sempre più forte, dove fosse l'America. Dalle canzoni della tradizione che da sempre ci caratterizzano. Sino alle grandi hit della musica dance che hanno fatto ballare intere generazioni. L'energia della musica nera. I grandi successi dei giorni nostri. Una grande struttura scenografica e uno spettacolo multimediale vi faranno protagonisti di una serata di sicuro successo. Giuliano I Baroni Tour 2016, uno spettacolo unico e coinvolgente. Siamo pronti, e voi? Questa per me sarà la notte più intensa che vivrò. Giuliano I Baroni Tour 2016. Prenota al più presto lo spettacolo ai numeri in sovraimpressione. E da questa stanza che profuma d'arte noi lanciamo la pubblicità e ci vediamo tra pochissimo con l'ospite del giorno. Vi aspetto. Negli addobbi di Natale sicuramente non possono mancare questi oggetti che creano la magia con una nevicata di brillantini. E allora da qui ascoltiamo i prossimi due video aspettando la nostra ospite. Si parte con Ilenia e i Festival con un medley e subito dopo Marco Gnagara con Vivendo Adesso. Come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò come fosse il primo amore. Nasce così la vita mia, come comincia una poesia. Io credo che lassù c'era un sorriso anche primo amore biondo è mio, con l'orgoglio dei vent'anni, e ansimavi dissi addio, e me ne andai verso il destino, con l'entusiasmo di un bambino. Io credo che lassù c'era un sorriso anche per poi correvo via,
voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire. Tanti auguri, tanti auguri e buon Natale a tutti da Ilenia e Roberto e i Festival. Ci sono anche loro? Certo. Auguri. Un'altra immagine di te, un nuovo modo di vedere le cose. Eccone una che non sa, ecco il mio modo di parlarti d'amore. A te che cerchi di capire e che provi a respirare aria nuova. E non sai bene dove sei, e non ti importa che sei in fondo, lo sai che ti manca qualcosa. Amami ora come mai, tanto non lo dirai, è un segreto tra di noi, tu ed io in questa stanza d'albergo a dirci che un'altra immagine di te, un nuovo modo di pensare le cose. E tra quelle che non sai, anche il mio modo di parlarti d'amore, d'amore. A te che temi la sconfitta, ma che cerchi di salvare quel che quel che resta, e sa che non ti volterai, che non ti nasconderai sempre dietro all'ennesima scusa, la stessa. Amami ora come mai, tanto non lo dirai, è un segreto tra di noi, tu ed io soltanto il fuoco e le fiamme a dire. Vi augurano buone feste. Autofficina Cavallo in via Madonna 298 a Bovolone, gommista ed elettrauto.
Pastificio artigiano Passilongo dal 1969, in via Gramsci 10. Si confezionano cesti natalizi. Per info passilongo.com. Perazzani Patrizio, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia, in via Crosare 12 a Bovolone. I due parrucchieri di Pierluigi e Barbara, uomo e donna, in via Crosare 103 a Bovolone. Pane tinto, panificio, salumificio e formaggi, in via Canton, Bovolone, servizio a domicilio. Autotrasporti Raffaele Passaia, in via Venezia 13 a Bovolone, per info 337-47-0021. Vision Ottica Salan, via Garibaldi, Galleria Spazio 3 Bovolone. Mille Foglie, gelateria Coffee Drink, in via Madonna 266 Bovolone. Cartolibreria Tabaccheria da Michael, in via Crosare a Bovolone. Fleury, pizzeria ristorante, in via Stallanuova, Villa Fontana. Pomini Decorazioni Tinteggiature contro soffitti, in via Petrarca 4 Bovolone. La Merceria, via Garibaldi 48, Galleria Spazio 3 Bovolone. Lunedì aperto anche il mattino, sabato orario continuato. In via Giacomo Matteotti a Ponte Possero di Sorgà, Verona, vi aspetta Trattoria Le Marie, elite del gusto e della tradizione. Ampia sala da pranzo e una caratteristica cantinetta per le vostre serate e momenti speciali. Specialità della casa, frittata con saltarei, tortelli di zucca, fettuccine con anatra, anatra alla birra, lucio con polenta, risotto col pessin, pesce gatto fritto, anguille ai ferri, specialità del basso veronese e mantovano, ottimi dolci. Inoltre, adiacente alla trattoria è nata Guest House, la nuova struttura con accoglienti ampie camere e prima colazione, aperta tutto l'anno. Per info www.bbtrattorialemarie.it. Trattoria Le Marie, Ponte Possolo di Sorgà, Verona, chiuso lunedì. Inoltre, promozione Capodanno, ricco menù per il Gran Cenone del 31, pernottamento presso i Bed and Breakfast, con colazione, a coppia a soli 110 euro. E in questa vigilia di Natale non sono sola, come preannunciato, settimana ricca, e allora diamo il benvenuto alla nostra mitica Ilaria Veronese. Ciao Ilaria! Buongiorno a tutti, ciao, ciao Serena! Bentornata! E grazie mille, grazie. Oggi poi mi hai accolto in una location bellissima, hai visto? Quindi è veramente abbiamo cambiato, abbiamo qui, cambiato. Grazie. Oggi niente studio televisivo, ma Villa Bra Bonferraro, non la conoscevi come zona, tu vero? Non la conoscevo, ne sono rimasta veramente entusiasta già da quando sono arrivata, poi ho visto, esatto, l'interno, sono veramente veramente entusiasta. Con l'occasione invitiamo i nostri spettatori a fare un giretto, perché siamo proprio tra Verona e Mantova, dunque se avete una domenica libera durante le festività fate un giretto e venite a visitare anche voi queste stanze, che oggi, anzi questa settimana, sono veramente arricchite dalla musica, perché abbiamo tanti protagonisti per quanto riguarda gli artisti di Serie in Festa, Carletti Spettacoli. In questa vigilia, Ilaria, siamo pronti per far ballare il pubblico? Siamo prontissimi, guarda, ho già tutta l'orchestra in festa, siamo, siamo già organizzatissimi, abbiamo preparato già a priori, insomma, prepariamo delle serate eccezionali, piene di nuovi brani, brani non solo natalizi, perché insomma i nostri ballerini, lo sappiamo, ballano devono di tutto, sfogarsi. Quindi esattamente, esattamente. E, insomma, abbiamo diverse serate, soprattutto nella nostra zona, e quindi nel Rodigino, e questo, guarda caso, proprio il giorno dell'ultimo dell'anno, ti dico che sono proprio vicino a casa. Ma dai, sei proprio pochi chilometri da casa, e quindi sicuramente, insomma, sarà una bellissima festa. Saremo al Dancing Piramidi di Buora Pisani, e quindi ti dico, Rovigo, Buora Pisani, insomma, può anche nevicare, che la strada è poca, non c'è problema per arrivare esattamente nel luogo, esattamente. E, insomma, perché bisogna anche pensare, no, a queste cose, insomma, esatto. L'ultimo dell'anno è sempre una data, un giorno un po' così, esatto. non si sa mai cosa succede, esatto, cosa ci preparerà il tempo. E il giorno invece di Santo Stefano saremo al Dancing Nord-Est di Caldogno Vicenza, mentre appunto il giorno di Natale lo passerò con la mia famiglia, oh, lo passeremo con la famiglia, insomma, così come è giusto che sia. Esatto, dai. Dunque grande scorpacciate, grande fai pranzo o la cena? Perché sai che guarda, le abitudini sono diverse. Guarda, allora con la mia mamma abbiamo già pensato, ecco, di fare, sì, mangeremo a casa quest'anno, e la vigilia tutto a base di pesce. Ah, il 24 sera allora. Il 24 sera tutto a base di pesce, sera. Infatti stiamo, esattamente, questa sera, sì, guarda, ormai questi giorni ci stanno scappando e abbiamo già fatto rifornimento
in, di pesce, perché, ecco, infatti poi devo correre, perché ho veramente tante cose da fare. E invece appunto domani a mezzogiorno tutto a base di carne. E vai. Ecco, pesce e carne. Cioè dunque pranzo, cioè cena e pranzo, doppio appuntamento. Esatto, non fate mancare nulla davvero. No, guarda. Ci mangio. A Santo Stefano per dovete smaltire, altro che cantare, andare in pista con i ballerini. Sì. Bene, salteremo sul palco il più possibile. Esatto, e passate le feste, si parla di 2016, dunque anno nuovo, progetti, c'è qualcosa che bolle in pentola? Guarda, per ora possiamo dire che stiamo valutando brani nuovi, proprio inediti, e quindi comunque stiamo sfornando un sacco di idee. Ovviamente prima bisogna programmarle bene, certo, e poi quando le cose saranno mature al punto giusto, allora le metteremo in pratica e ci saranno delle grandi sorprese. Naturalmente verrò qui a sera in festa, certo, ad annunciarle. Come sempre, è una tradizione. Esattamente. Quando nasce qualche CD noi siamo i primi a saperlo e a promuoverlo appunto in trasmissione per i tuoi tanti fans che ti seguono, si fanno sentire anche per le richieste, i tuoi brani piacciono molto. Infatti oggi ne sentiremo uno, ma ve lo svegliamo tra pochissimo. Dopo la pubblicità, sempre qui con Ilaria Veronese. Vi aspettiamo. Ed eccoci qui, ben rientrati in studio. Io ho ancora la colina in bocca dopo i racconti di Ilaria del suo menù di oggi e domani. Questo è anche l'orario giusto di mezzogiorno, dunque mi hai proprio messo la colina in bocca. Ma non pensiamoci, ne parliamo di musica, così distraiamo la mente da questo pensiero natalizio per quanto riguarda la cucina. Però cucina e musica si sposano bene. Si sposano, infatti, anche la nostra ricetta del cuoco matto lunedì non manca mai, perché ci sta in mezzo alla musica, la ricetta ci sta sempre bene. Cara Ilaria, il prossimo brano che andremo a sentire si intitola Dove sei? Dove sei, che è proprio il primo brano che fa parte dell'album Amanti per la vita, questo album che è uscito, guarda, proprio compie un anno oggi, perché è uscito il 24 di dicembre. Ah, sì? Proprio, sì, compie proprio un anno, e quindi tanti auguri. Tanti auguri al mio amante per la vita. Tant'è ti dico che ho fatto diverse fotografie, l'ho proprio messo dentro il mio albero di Natale. Mi ricordo che l'anno scorso mi dicevi, non eri sicura, sì, però che uscisse a Natale. E invece una grande sorpresa, è stato un bellissimo regalo, e quindi ecco, e insomma, quindi ha un anno questo soffiamo album. Una candelina. Soffiamo, esatto. E ricordiamo che è ancora in vendita presso le tue serate, lo possono trovare certamente a fine serata, possono acquistarlo e magari sentire tutti i brani, perché c'è Mamma Lucia, abbiamo sentito l'altra volta, e tanti altri brani inediti, ma anche grandi successi come The Best, c'è anche quella nel CD. C'è The Show Must Go On, quella, ecco, dei Queen. Dei Queen, esatto, sì, mi sembrava un grande successo, era proprio quella. Sì. E quindi ecco, come ti ho raccontato anche insomma nelle altre volte che sono venuta qui con te, insomma, è un po' un misto, no? C'è un po' un misto, un CD che accontenta sia le persone che magari vogliono il brano più classico, come per esempio una bellissima Begin all'interno di questo album che si chiama Una canzone nascerà, e anche magari per chi è appassionato di musica più leggera, tra virgolette, certo, appunto vuole ascoltarsi The Show Must Go On, oppure chi magari è più orientato verso un po' di musica classica, c'è anche C'era una volta il West, di Ennio Morricone, e quindi insomma ce n'è un po' per tutti un i gusti. Un po' di tutto, hai fatto un po' un mix di tutti i generi. Un misto. Allora, se volete fare questo regalo per Natale, magari potrebbe essere anche un'idea, impacchettate il CD di Ilaria Veronese, acquistatelo durante le serate e farete sicuramente contento qualche appassionato di musica. Noi siamo pronti per sentire veramente il brano, è arrivato il momento. Ilaria, noi ti ringraziamo, porta gli auguri anche a tutto il resto dell'orchestra. Certamente, e grazie. Ci vediamo nell'anno nuovo, a questo punto. Sì, nell'anno nuovo. E che sia un anno fortunato anche per voi, un buon 2016. Grazie a te. Grazie, altrettanto. Grazie. Altrettanto, ciao. Vai con la musica. Ciao. Dove sei, mio dolce vero amore, che abiti i miei sogni e non ti fai trovare mai? Dove sei, un giorno io lo so, ti incontrerò davvero. Bacio, dolce più
Dancing Nevada, Terrosa di Ronca a Verona, giovedì 24, chiuso per festività. Venerdì 25, Orchestra Las Vegas, in sala 2, Tango Argentino. Sabato 26, I Falsi d'Autore, Cumbia Festival con Omar DJ in sala 2. Domenica 27, pomeriggio e sera, Patti e Paolo Band, in sala 2, Kizomba. Il ristorante Pizzeria Il Cacciatore vi aspetta con ottime specialità. Circolo 7 Notte, lo trovate in via Nata 18, settimo di Pescantina, Verona. Per info 348 084 5453. Sabato 26 dicembre, Ulisse e Giulia. Sono aperte le iscrizioni per i corsi di country, zumba e balli di gruppo. Blue Moon, Rivalta Veronese, per info 347 583 3310. Venerdì 25, chiuso per festività. Sabato 26, si balla con Susanna Pepe. Domenica 27, disco liscio, pomeriggio e sera. Mac 2, vi aspetta in via Emilia Est a Modena. Per info 347 822 77 995. Giovedì 31 dicembre, grande veglione di Capodanno. Ingresso 15 euro, con brindisi e pandoro per tutti. Si prosegue venerdì 1 gennaio, pomeriggio e sera, con l'orchestra Emilia Mia. Passarin, passarin, vota passarin, sempre lei, solo lei, viva passarin. Non aspettare le prossime elezioni. Fai festa con la sindaca più amata d'Italia, Norma Passarin. Applausi! Vi augurano buone feste. Autofficina Baldini Arnaldo e Moreno in via Maria Goretti 20 a Bovolone. Dolce Vita di Marco Galbero, vendita materassi. Per info dolcevitagm.it, sede a Bovolone Legnago. Lanterna Verde, pizzeria in via Romaneto Bovolone, chiuso il mercoledì. Segala Ceramiche in via Canove a Roncanova di Gazzo Veronese, per info segalaceramiche.it. Abbigliamento intimo merceria di Fratelli Quinto in via Pozza a Bovolone. Pasticceria da Giuliano in via Cavurotto a Bovolone, dolci rinfreschi per ogni ricorrenza. Maurizio Style, salone unisex a Bovolone. Vivai Gellere, tutto per il tuo giardino a Bovolone. La scarperia in via Madonna a Bovolone, in via Scuderlando, Verona, abbigliamento e calzature. Ottica Brigo di Antonio Brigo vi aspetta in centro a Bovolone e prossimamente nella nuova sede. Fiocco Calzaturificio, calzature per passione, Bonferraro, Verona. Ringraziamo la nostra ospite Ilaria Veronese, con l'occasione auguriamo ancora a tutto il nostro pubblico una buona vigilia e un buon Natale, ma gli auguri quelli veri ce li facciamo proprio domani, perché saremo in onda regolarmente alle 11.15 qui su Telearena. Seguiteci numerosissimi, sarà con noi Giuliana Baroni. Io vi saluto, vi aspetto domani puntuali, nel frattempo ci ascoltiamo gli ultimi due brani del giorno. Arriva Il Nuovo Giorno e subito dopo Pietro Galassi con Fiumi di Parole. A domani! Dai, che andiamo con una bella facciatina, ce la presenta il nostro Salvo, e questo è Lamento Boliviano. Soy como un lamento.
montagna o in città c'è sempre chi di te parlar vorrà, c'è sempre qualche lingua di serpente in mezzo alla gente. Da quando esiste il mondo, milioni di persone vanno e vengono, diceva quel tale, parlatene bene o parlatene male, son fiumi di parole che entrano nella mente, nel cuore. Son fiumi di parole che aprono le idee di un autore. Parole che si perdono nel vento, lasciando la scia di silenzio, ma poi ritornano nel modo migliore, son fiumi di parole. Lavoro dentro ai bar c'è sempre ipocrisia e falsità, da sempre lo sparlare della gente è molto invadente. Non cambia mai la storia e certe frasi io le so a memoria, ma lungo la trama c'è gente che apprezza e c'è gente che ama. Son fiumi di parole che entrano nel...